L'ipertrofia prostatica è l'ingrossamento della ghiandola prostatica che si ha negli uomini a partire dai 45-50 anni. L'ipertrofia prostatica è un tumore benigno, colpisce, è il tumore benigno più frequente che noi possiamo osservare nel maschio e colpisce una quantità notevole di popolazione. Si calcola che circa 6 milioni di italiani siano affetti da ipertrofia prostatica benigna. L'ipertrofia prostatica ovviamente comporta dei disturbi di carattere menzionale, quali possono essere l'aumento della frequenza menzionale, l'urgenza menzionale, la difficoltà menzionale, e questa patologia può essere diagnosticata in maniera abbastanza semplice con dei semplici esami ecografici. E può essere trattata nelle forme più lievi con una terapia medica, anche qui oggi disponiamo di farmaci che ci consentono di ottenere dei buoni miglioramenti laddove sia presente una sintomatologia lieve. Se è presente una sintomatologia più grave, allora ricorriamo ad interventi chirurgici che possono essere o mini-invasivi, in linea di massima si tratta di interventi endoscopici, per i quali vengono utilizzate diverse fonti di energia, anche dalla normale corrente elettrica mono o bipolare all'utilizzo di laser. Nei casi in cui l'ipertrofia o l'ingrossamento della prostata sia di notevoli dimensioni, possiamo ancora ricorrere ad un intervento chirurgico tradizionale, sempre con degli ottimi risultati dal punto di vista sintomatologico.